Benvenuti a Sakhir, al circuito internazionale del Bahrain, dove sta per iniziare la gara di oggi. E ora analizziamo la griglia di partenza. La fantastica sessione di ieri di Lando Norris gli è valsa la pole position. La seconda posizione è dell'olandese De Vries, autore di un'ottima prestazione. Quindi, nel resto della griglia, Giotto, Markilov, Nicolas Latifi e Lorandi, Sech Kamara, Fuoco, Fukuzumi, George Russell, Gunther, Machino, Roberto Meri e Boccolacci, Elbon, Gelael, Kari e Arjun Maini, Deletraz e Jack Aitken completa la griglia. È quasi il momento di accendere i motori, andiamo in pista. Ricorda che la prima curva arriva abbastanza presto, non è strettissima, ma non correre rischi. E fa attenzione alle auto che cercano di tagliarla all'interno. Sembra tutto a posto, ma dobbiamo provare le marce, quindi ingranali tutte appena puoi. E poi dobbiamo lavorare ai freni e scaldare anche le gomme. Non è prevista pioggia, le condizioni sono buone. Tieni d'occhio i semafori, la sequenza di partenza comincerà non appena tutti saranno sulla griglia. Tieniti pronto con la frizione.
dal tuo compagno di squadra è 7,6 secondi. Medie nuove. Quindi il distacco dal tuo compagno avanti a te è 28,5 secondi.
ogni un secondo a giro sul pilota che ci segue. Cedere quella posizione, hai eseguito un sorpasso irregolare.
decimo a giro. Attualmente siamo secondi in campionato. Ok, prendi la gomma e portala a casa. Con una gara magnifica, la Carlin si assicura una vittoria assolutamente meritata. Davide Vazzecchi, a te la parola. Da dove è nato oggi questo risultato? In Formula 2 le monoposto hanno specifiche identiche, ma a volte sembra che qualcuno abbia una marcia in più. Portare gli pneumatici alla giusta temperatura prima degli avversari e adattare la guida alle condizioni del tracciato sono state le chiavi per la vittoria. Ed ecco i trionfatori della giornata. In passato la Carlin ha portato avanti alcuni dei massimi talenti della Formula 1 e oggi ha dimostrato ancora una volta di saper scegliere i propri piloti. Questa vittoria è solo l'inizio. Il futuro si prospetta roseo con prestazioni del genere.